Senti, ora vorremmo un saggio della tua bravura di Della attrice. mia bravura. Allora, io ho intanto un libro che non si sa qual è il dritto e lo storo perché è rimasto senza copertina Bellissimo, è un e libro cosiddetto a pelle. vissuto, Sì, è vissuto tormentato. Vale per quello tormentatissimo. che c'è dentro, non per quello che c'è fuori. Sì, perché è uno di quei libri dove io veramente faccio così, tum, e ogni volta questa poetessa mi emoziona. La poetessa è È la Zimbrowskaja, che è stata un premio Nobel anche. Non so se... Vediamo cosa mi dice. Cosa hai scelto di leggerci Ma più che per scelto, di solito sceglie lei. Qui c'è un vecchio segno. Diamo anche l'occhiale così sono sicura di leggere. Vado lì a Sì. leggere. Allora. Nulla è in regalo, tutto è in prestito. Sono indebitata fino al collo. Sarò costretta a pagare per me, con me stessa, a rendere la vita in cambio della vita. È così che è stabilito. Il cuore va reso. Il fegato va reso e ogni singolo dito. È troppo tardi per impugnare il contratto. Quanto devo mi sarà tolto, anche con la pelle. Me ne vado per il mondo tra una folla di altri debitori. Essi dovranno, per amore o per forza, rendere conto anche delle foglie. Nella colonna d'are, ogni tessuto che è in noi, non un ciglio, non un peduncolo da conservare per sempre. L'inventario è preciso e a quanto pare ci toccherà restare con niente. È che non riesco a ricordare dove, quando e perché ho permesso che aprissero questo conto a mio nome. La protesta contro di esso, la protesta contro questo conto a mio nome, noi la chiamiamo anima. Pubblico, c'è qualcuno, vedo che vuole subito intervenire. Chiara? Volevo chiederle come è riuscita a conciliare l'attività lavorativa con quella materna? La risposta che mi viene, io do sempre quella che mi viene, non l'ho conciliata. Se voglio essere sincera, ho fatto tutto quello che potevo, sia per i miei figli sia per il mio lavoro. Basta. Però io, chiaro che ho levato al lavoro e ho levato ai figli. Anche perché a me non mi ha aiutato nessuno, io non ho mariti importanti, non, i miei genitori mi hanno dato tantissimo, ma non certo aiuti, per cui la mia prima figlia l'ho fatta che avevo 20 anni, cosa vuoi? Poi ai miei tempi non si usava fare i figli a 20 anni, cioè le mie compagne di classe già li hanno fatti a 30 i figli, per cui io ero proprio una vera ragazza madre, no? E non lo concili, cioè andavo, debuttato subito io ho 43 spettacoli in curriculum, cioè ho di teatro, Sì, una più cosa spaventosa. 35 cose di televisione, più, cioè ho un numero, ma ho dovuto lavorare per magnà, perché sennò non si magnava, capito? Per cui tra le cose belle ho fatto magari anche quelle un po', cioè, ma bisognava lavorare, bisognava guadagnare. Il primo spettacolo che ho fatto, io avevo mia figlia, che stava nella cesta, perché gli spettacoli si fanno di sera, quindi dormiva per fortuna, perché era una meraviglia di dolcezza, Che che sapeva che bello, doveva dormire, bellissimo. dormiva. Sì, lo E so, allora passava di immagino. camerino in camerino a seconda di chi stava fuori scena, no? E poteva darle un occhio. Quando durante gli applausi dovevamo essere tutti in palcoscenico, la cesta veniva presa e messa in quinta, perché non c'era più nessuno che ci badava. Io volevo sapere qual è il ruolo in cui lei si identifica maggiormente.
Non lo so, c'è stato un leitmotiv nella mia vita che, come dicevo prima, è stata Medea, ma non tanto perché ha ucciso i figli, che insomma è una robetta un po'. Però c'è in questa cosa assurda, ma di questa donna era una regina assoluta, ricchissima, no? Barbara, che molla tutto, tradisce la patria, tradisce il padre, uccise il fratello, lo fa brandelli, porta via il vello, vuol dire portare via tutto il corpo. Per andare con questo Giasone, che se non ci fosse stata lei manco avrebbe vinto la guerra, no? Va a vivere, come si dice adesso, ai margini della città, essendo una regina, perché non la volevano in città, perché in più era maga, ipersensibile, cioè aveva tutte le veggenze, le cose, per cui la tenevano lontana. E quel carino decide, dopo gli dà due figli, e essendo regina invece vive lì come una poveretta, immagino, cioè, e il carino decide di mettersi e di sposare Creusa, la figlia del re, capisci, il carino, no? Una ragazzina di 20 anni, quindi questa ribalta la sua vita completamente e lui la tradisce così. Allora, questo tradimento del patto è la cosa che a me piace di Medea, no? Di questa storia. Cioè, che tu stai con un uomo oggi e stai con una donna se sei un uomo, quel patto per cui ci si dice stiamo insieme, ma quanto vale? Ma quanto vale? Niente! Vai per lavoro a un incontro e ti dicono perché facciamo qua, facciamo là, cioè dal giorno dopo non senti più nessuno. Quello che è stato detto non vale niente. Cioè, il patto, l'accordo, quella cosa per cui ci si dice una cosa ed è quella, non vale più niente. Questa è una delle ragioni per cui io a questo personaggio che ha fatto tutto, capito? È rimasta niente, io la amo follemente. Io vorrei da Patrizia un intervento teatrale, qualche cosa che chiedessi a Caterina, qualche cosa sul teatro che non l'hai mai chiesto. Chiedo troppo? A me sarebbe piaciuto che lei facesse anche dei personaggi più divertenti nel teatro, perché trovo che lei, questo suo spirito, che è una persona molto ironica, Caterina, molto solare, ecco, mi piacerebbe che facesse un personaggio diverso da quelli soliti. Per esempio? Una commedia, dici? Sì. Sì. È un personaggio da commedia, ha ragione. Ma la vedresti come una, per esempio, una mirandolina goldoniana, no? Ah, io sì, invece è vero. Vedi, quello è un personaggio che adesso quasi quasi ci pensiamo. La mirandolina è un personaggio fantastico perché è diabolica. Sì. Cioè, tiene così, fa girare tre uomini come vuole lei. Sì, però con tutto una grazia. Ma io non la vedo così. Beh, finora in teatro è sempre stata fatta così, mentre invece io ne farei una tremendissima, molto popolare, molto così aggressiva, esplosiva. Bravo, questo è il termine, è vero, hai ragione. Ma allora hai una tendenza alla regia, presto ti aspettiamo a passare dall'altra parte del teatro. Ma tu lo sai che me lo continuano a dire. Ah, vedi. Con quello che stai dicendo sono idee registiche, indubbiamente, perché la regia parte da un'idea precisa di interpretazione di come uno vede alcuni personaggi. Ma lo dicevi anche tu, mi sa, Patti, Sì, sì. Allora ti aspettiamo presto. Oh, signore. Saremo tra i primi a venirti a vedere. Una regia, è vero. Brava, Caterina. Mi sembra c'è qualcuno tra le ragazze che vuol dire qualcosa.